Il tema principale dei prossimi decenni sarà come affrontiamo i problemi posti dal cambiamento climatico. E per contrastare il cambiamento climatico dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra e quindi dobbiamo avviare una transizione energetica che sposti dal consumo di carburanti fossili al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e più in generale verso un'economia a emissioni zero. Il primo tassello di questo percorso è aumentare l'efficientamento energetico. In quali direzioni? Tre direzioni. La prima negli edifici, in particolare negli edifici esistenti. Noi oggi abbiamo ottenuto performance molto soddisfacenti con le normative sui nuovi edifici, ma oltre il 40% dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra derivano dagli edifici esistenti e lì bisogna intervenire e Lombardia intende farlo con un programma mirato, anche perché l'efficienza energetica del nostro patrimonio edilizio è davvero molto bassa. Un secondo è la mobilità. La mobilità è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra e anche dei consumi energetici e è in corso la transizione verso la mobilità elettrica. Le case automobilistiche sono tutte avviate in quella direzione. Entro il 2030 si prevede che un veicolo nuovo su due di quelli immatricolati sarà elettrico o plug-in. Dobbiamo dal pubblico sostenere la diffusione degli strumenti di ricarica, una rete di ricarica che non siano solo le colonnine che conosciamo oggi, ma che sia soprattutto nelle abitazioni e in luoghi di ricarica, con potenze molto alte per fare ricariche veloci in caso di viaggio. E la terza linea è quella dell'economia circolare. Più in generale noi dobbiamo fare in modo che il sistema economico si sposti verso forme di economia circolare, recuperando, riutilizzando le materie già immesse nel circuito produttivo. Non possiamo continuare con i tassi di consumo di materie prime come quelli che abbiamo oggi. Le materie prime nel loro consumo globale raddoppieranno nei prossimi decenni e perché larghe fasce di popolazione stanno entrando nel circuito dello sviluppo. È un tasso insostenibile, quindi dobbiamo diffondere l'economia circolare che ha anche un impatto fortemente significativo sulla riduzione dei consumi energetici. Questa è la strategia che Lombardia vuole avviare anche realizzando un nostro piano energia-clima che abbia un orizzonte non solo breve, come oggi il piano energetico regionale al 2020, ma in prospettiva al 2030, addirittura al 2050, perché questi cambiamenti hanno bisogno di una visione di lungo periodo.